Allora, ci sono, credo, anche dei problemi legati alle cosiddette fondazioni, cioè in realtà la fondazione Carico a Milano, attiva sull'housing sociale, costruisce, finanzia, soprattutto finanzia alloggi in due modi. Il primo con un patto di futura vendita, 4 più 4 e poi compra l'alloggio. Il secondo però, quello che mi preme, che spesso succede, che l'housing sociale è collegato al canale concordato, ma se il canale concordato di fatto è appena più basso del mercato, si ha di fatto un canale di mercato con un costo di mercato. Quindi che housing sociale è? La domanda è questa, perché a seconda delle tipologie e a seconda delle condizioni, le fondazioni che intervengono, in particolare mi ho seguito alcune delle legate alla Caritas, la questione è proprio legata a questo. Ma la domanda che vi faccio è, per l'esperienza milanese, è che in realtà nel 2015 il SUNIA si è fatto portavoce di modifica contrattuale del canale concordato, elevando i prezzi in maniera forte, per me è con un sospetto, tant'è che è l'unica firmataria di quell'accordo dove noi e il SICITO non abbiamo firmato, perché addirittura in certi casi poi modificati i canali concordati superavano quelli di mercato. L'altra cosa che è intervenuta quest'anno è sui nuovi quartieri di Milano, City Life, il Boschi Verticale, eccetera, quelle zone dove radicalmente hanno ristrutturato o inserito case per ricchi, intorno hanno rimodificato i valori del canale concordato. Questo cosa significa? Significa che se il Bosco Verticale va in una mancata di soldi, le case popolari, gli alloggi normali accanto a questi edifici si trasformano anche loro in valore economico non indifferente. Quindi la trasformazione urbana attraverso la costruzione di nuovi centri di eccellenza trascina nei fatti, laddove sono situati, anche valori per chi ha case normali, tra virgolette, rispetto al canale di social housing, un canale concordato insieme. Quest'anno è avvenuta questa cosa qui, che ovviamente noi non abbiamo assolutamente sottoscritto. L'altra cosa che determina, vi faccio un altro esempio, l'EMPA. L'EMPA ha dato all'agenzia Casa di Milano gli alloggi rimasti a canale concordato perché gli sconti fiscali che riceve attraverso il comune e il sostegno che riceve attraverso il comune come garanzia rispetto alla condizione di affittuario, cioè il fatto che si fa garante al comune sulla morosità e cose di questo genere, determina un vantaggio innegabile alla proprietà. Ora, la domanda è che la costruzione del social housing non ha niente a vedere con il diritto a un costo casa sopportabile alle condizioni che noi abbiamo sempre proclamato, che è in relazione al reddito delle persone. Dobbiamo rilanciare la concezione di una condizione del costo casa in base alle condizioni reddituali delle persone che vivono all'interno sia del pubblico che del privato. Quindi chi vuole finanziamenti sul social housing deve rispettare questo tipo di parametro, perché se no è dare una rendita al mercato privato più durata di un po' di sovvenzionamenti o di condizioni di questo tipo. Grazie, c'è un caffè Pellucci, poi Marta De Cesare e Cesare. Caldo,
detto Guido, e in realtà poi ricollegandomi alla parte finale Gianni, l'obiettivo fondamentale della proprietà edilizia e dei costruttori è sempre stato quello di ottenere una serie di vantaggi pubblici per i loro affari privati. Il discorso del social housing rientra in quello precedente previsto dalle famose convenzioni urbanistiche di cui diceva Guido, che a fronte di una serie di vantaggi in termini di prezzo dei terreni e oneri concessori, aveva visto alcuni tipi vantaggi per la collettività, cioè il costruttore a fronte di questi guadagni maggiori doveva garantire un prezzo di vendita e un canone di locazione previsto e concordato con il comune. Come è andata la cosa? Roma è l'esempio più eclatante. Abbiamo avuto una serie di normative che il comune di Roma, insieme a alcuni altri comuni in giro per l'Italia, ha interpretato in modo ultra favorevole ai proprietari, dicendo tu dopo il primo passaggio di proprietà dal costruttore al primo proprietario puoi fare quello che vuoi, trascorsi 5 anni puoi fare quello che vuoi, fino a che è arrivata una sentenza della Cassazione delle sezioni unite nel 2015 che ha detto ma chi l'ha detto? C'è scritto chiarissimo nella legge che prima di poter fare quello che vuoi devi passare tramite una affrancazione dei vincoli con il comune, quindi devi pagare una somma al comune e poi puoi vendere al prezzo che vuoi o affittare al prezzo che vuoi. Abbiamo avuto un intervento legislativo nel 2018 che ha sostanzialmente sanato dal punto di vista dei proprietari questa cosa, cioè è successo che l'affrancazione dal vincolo del prezzo di vendita la può richiedere anche il vecchio proprietario, e se viene richiesta questa non ci sono differenze a favore di chi ha pagato troppo. È stato un modo elegante per salvare i piccoli speculatori, perché stiamo parlando dei piccoli speculatori, non delle grosse proprietà, quelle l'hanno fatto all'inizio quando hanno costruito, poi hanno lasciato a chi comprava le case la possibilità di farsi una sua piccola speculazione. Si sono scordati fuori i canali di locazione e adesso stanno iniziando una serie di cause far ottenere agli inquilini il rispetto di quelle convenzioni. Questo è lo stesso esempio del social housing, cioè io ti do una serie di vantaggi in termini fiscali, in termini di acquisto dei terreni eccetera, in cambio di impegni a mantenere basso il canone, però non controllo né a chi dai le case né la montare dei canoni, perché poi se lo porto a livello del canale concordato non si capisce perché ti ho dato un qualcosa in più rispetto al costruttore privato che ha comprato il terreno, ha pagato gli oneri concessori, ha costruito e tutto il resto. Quindi il problema di fondo è prendere risorse pubbliche per darle ai privati senza ottenere nulla per il pubblico. Questo è il famoso social housing, a meno quello che abbiamo visto. Diciamo che tra l'altro con la crisi del mercato immobiliare non c'è stato poi questo grosso sviluppo del social housing, almeno a Roma non ce l'abbiamo avuto, forse in altre situazioni che storicamente erano partite già molto prima di Milano c'è stato, ma a Roma questo sviluppo del social housing non si è visto. Diciamo che in questo momento noi abbiamo sì quella situazione incasinata dei piani di zona, considerata Roma, i piani di zona sono stati dedicati 200.000 immobili,
quindi una cifra non piccolina, tutta una cintura della città è stata edificata grazie ai piani di zona e tutti i vantaggi che hanno avuto cooperative e immobiliaristi vari. Quindi quello è stato il prima. Oggi l'edilizia a Roma è ferma, c'è un invenduto spaventoso, quindi quella è la situazione reale. Ultima cosa, mi vorrei riferire un attimo al discorso di prima sugli espropri. Purtroppo il grosso delle esecuzioni immobiliari si è verificato anche per una politica delle banche che aveva individuato la possibilità di concedere mutui a valori superiori anche al prezzo d'acquisto dell'immobile, tant'è che all'epoca si parlava dell'80% del valore ipotetico dell'immobile, mentre invece oggi i finanziamenti, i mutui da parte delle banche sono l'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, quindi è cambiata di molto la situazione. Quello lì perché il mercato sembrava che continuasse a salire indefinitivamente. Quando nel 2010 c'è stato il crollo dei prezzi immobiliari, è chiaro che dei mutui dati per valori 100, i prezzi sono crollati del 20%, si sono ritrovati fuori mercato. E quindi tutte le operazioni che si stanno facendo, quelle che ci ha ricapitolato Bruno, rispetto alle esecuzioni immobiliari, servono soltanto per tentare di rientrare le banche delle loro esposizioni. Considerate che le banche hanno creato delle agenzie immobiliari, alcune all'interno, tipo Unicredit e San Paolo, altre facendo convenzioni tipo la BHV eccetera, e qua all'esecutato gli dicono: senti, se tu ti rivolgi a questa nostra agenzia, questa trova a vendere l'immobile, così saldiamo il tutto, noi ci prendiamo i soldi ricavati dalla vendita, tu rimani libero e tranquillo e abbiamo chiuso la partita. Quindi questa è un po' la situazione generale. Mi fermo qua. Parte di Cesare, poi c'è Cesare. Sotto un po'. Io volevo dire una cosa, due cose, soltanto molto breve. La prima è questa. Secondo me, noi dobbiamo prendere anche da questa riunione del nostro coordinamento nazionale un impegno sia a livello generale che sia nei territori, cioè diciamo di demistificazione, un attacco politico da fare, centrato su questo tema. Il social housing ci viene presentato oggi, ci viene presentato da tempo in sostanza, come la sostituzione dell'edilizia residenziale pubblica. E questo è un imbroglio di fondo, anche perché è una cosa senza senso, perché come noi possiamo dimostrare chiarissimamente, le 650.000 famiglie in attesa che hanno, sono in attesa di una casa popolare regolarmente e utilmente collocate nelle graduatorie dei comuni, non hanno i redditi per poter sostenere il canone del social housing. Punto e basta. A me quando 3 anni fa, una volta, mi hanno mandato un inquilino al convegno di quelli dei Casse dei Depositi e Prestiti che presentavano il loro grande progetto sulla social housing, e appunto un signore, già che è cravato con la borsetta 24 ore, ha detto con molta chiarezza, si è messa a sera e ha detto: carissimi utenti, carissimi salari, c'è una notizia buona e una cattiva, quale volete sapere prima? Vabbè, vi dico prima quella buona, c'è un sacco di soldi, volete sapere quella cattiva? Vogliamo un rendimento di mercato, grazie, arrivederci, è finita, no? È finita la storia, di che stiamo a parlare? Di che cosa stiamo parlando? È una cosa che, diciamo, non coglie il target, l'obiettivo. Qual è l'obiettivo dell'intervento pubblico? Soddisfare i bisogni di quelle persone che, sulla base delle leggi nazionali e regionali, così avrebbero diritto a avere la casa popolare, ma noi però già siamo il tavolo democratico. Come facciamo a risolverla? Attraverso un intervento pubblico. E infatti loro si incazzano, e non è un caso, cioè non è che si incazzano,
quando quelli ti chiamano gli inquilini e ti dicono, ma la paghiamo, vediamo, perché no, sono andato, guarda, ne stanno ancora mignando le sorte di Cesca, che sono lì, che ci avete voi, perché comunque tu lì il problema, no, della differenza. Oltre, mi permetto di dire una cosa aggiuntiva a quella che diceva Guido, secondo me, la grandissima ipocrisia, la vergognosa ipocrisia, per cui tu parli oggi del social housing, in quanto in questi ultimi 10 anni hai venduto tutto il social housing che c'era, cioè il grande patrimonio, con esempio, gli enti previdenziali pubblici, 100.000 alloggi che hanno privatizzato attraverso i processi di privatizzazione della previdenza, e che quindi erano quello il social housing che c'era, non quello esistente. Da un lato tu a destra, a sinistra è venduta, e qua a destra fai il convegno, vediamo cosa fa il social housing, ognuno sta prendendo la tartina, si mangia la sua tartina, si beve il cotino, e poi, ma nella realtà, tra l'altro, il social housing pubblicamente, insieme alle casse dei vostri prezzi, ci ha confessato che hanno investito 2 miliardi di euro, solo loro, no? Su questo progetto che sono in corso, progetti che sono in corso, e quindi, quindi diciamo, è un, diciamo, io penso, credo così, che può essere un elemento aggiuntivo all'intervento, diciamo, all'intervento pure delle casse popolari, diciamo così, no? Ma che quello deve essere il target di tutte le risorse disponibili, tutte le risorse disponibili, noi invece assistiamo al fatto che fanno esattamente il contrario, no? Esattamente il contrario. Quello che diceva Massimo, e noi dovremmo attaccare per questo in maniera formidabile, perché è stata per, cioè, ci sta un grande imbroglio, no? Perché io mi sono imparato questo, c'è una certa differenza, vedendo così, tra diciamo, il governo, diciamo, giallo-verde e quello che si chiama così, insomma, diciamo così, giallo-rosso, tra virgolette, insomma così. Di prese quelli c'è un programma vergognoso sul tema delle politiche abitative, che però tendenzialmente realizzavano, cioè tesorepressione e diciamo, quella, diciamo, dei titoli diversi, ma però che tanto quello che c'è scritto sui titoli non corrisponde a quello che poi realmente fanno, perché quando tu presenti, al di là dei soldi che ci sono, no, tu presenti il piano per la rigenerazione urbana, così ho detto, attraverso il recupero del patrimonio esistente ai fini abitativi, e poi ci metti che questo non è più ai fini dell'edilizia residenziale pubblica, ma dell'edilizia residenziale sociale, sostanzialmente stai cambiando l'obiettivo del programma. Hai fatto il contrario di quello che tu hai detto, hai scritto, hai trovato questa cosa, poi tanto nessuno se ne accorge, perché tanto sembrano sinonimi che tu utilizzi, ma in realtà dietro c'è un altro obiettivo, un altro target. Ma noi non lo sostenere, è un target inutile. Cioè non risponde a quel problema lì. Se tu c'hai un problema, devi rispondere a quel problema, bene o male lo discutiamo. Ma tu, noi abbiamo detto un problema di cavoli e tu rispondi con le patate, cioè è questo il punto, no? E inoltre, io penso che territorialmente dobbiamo avere una vertenza sulle cose che lui diceva Guido, questo è pure è fondamentale, no? Ogni intervento che ha una forma di finanziamento dell'agevolazione pubblica deve essere pubblica a gestirlo, non può essere poi il gestore che dice lui, chi ce va e chi ce va. E questo è un punto fondamentale, secondo me è illegittimo che fanno. E ho visto che è un punto in cui sono un po' sensibili, perché se noi attacchiamo su questi punti con la competenza che abbiamo dimostrato, e questo è anche una cosa, il punto che diceva Massimo, noi possiamo, secondo me, realizzare degli effettivi risultati, ma questo parte da un'operazione di demistificazione. Noi abbiamo la capacità e la forza di poterlo fare, anche affrontando le ambiguità che ci hanno dato i sindacati, attaccandole apertamente e direttamente. Perché il punto, lo ripeto, scusate, perché il punto fondamentale è questo: a quale problema vuoi rispondere? Vuoi rispondere a quel problema lì, dei 650.000 famiglie in attesa così? Beh, non è grosso questo, è chiarissimo. Cioè, allora tu rispondi a un altro problema, ma non affronti quello. Ecco, questo è il punto che noi dobbiamo sostenere, abbiamo tutte le argomentazioni e la forza di farlo, e penso che noi questo, anche da questa volta dovrebbe uscire fortissimo questa cosa. Io sono incazzatissimo con quello che hanno fatto sulla legge finanziaria, perché mi sembra una cosa vergognosa. Tu puoi scrivere sul programma una cosa e poi attraverso questa operazione ridicola, ipocrita e così da secca carbone che cambi l'accettivo, ne cambi completamente il senso. No, questo non è accettabile, noi penso che questo non lo possiamo accettare, penso che siamo l'unica forza oggi in Italia, diciamo, ha la competenza di poter affrontare il problema,
che lo può sollevare e lo dobbiamo sollevare. Facciamo così, vi leggo una cosa? L'articolo 42 della Costituzione italiana. La proprietà è pubblica o privata, i beni economici appartengono allo Stato, di enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che determina i modi di affitto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Questo è l'articolo 42 della Costituzione italiana. Stiamo parlando di social housing, c'è un'assonanza. Quando noi abbiamo cominciato ad analizzare le proposte, lo facevamo a partire dai concreti e da un dibattito di carattere politico e ideologico che, stiamo parlando all'inizio degli anni di questo secolo, si stava facendo in Europa. Sostanzialmente si diceva questo: il settore dell'edilizia è ciclico, si sta andando verso una crisi, perché sono cicliche le crisi, si parlava da tipo di 17 anni più o meno la durata di questi cicli immobiliari. Bisogna fare in modo che chi investe nel settore riesca a starci dentro, questo detto banalmente, e quindi la proposta che si faceva a livello europeo è come rendere appetibili agli investitori privati anche quelli che non erano chiamati bancabili, quelli che non potevano accedere ai mutui, quelli che non potevano accedere poi, con maggior ragione, anche alla casa popolare per altri versi. Hanno inventato questa parola social housing a livello europeo, ci hanno fatto dei convegni, delle cose, hanno studiato i cascami. I cascami significa che, cascami è rimasto qui, significa che da una parte quello che diceva prima giustamente Walter, si vendevano le case social housing dei tipi provinciali, io sono uno di quelli, Vito, tu sei uno di quelli, ex IPLAP, ti ricordi, no, le battaglie che abbiamo fatto, e dall'altra diceva facciamo delle case social housing. Sono state analizzate qui. Cosa vuol dire? Vuol dire capitalismo assistito, cioè sostanzialmente delle banche sotto forma di fondazione, delle altre entità sotto forma di partenariato pubblico e privato, proponevano e volevano avere la garanzia di terreni, fiscalità e garanzia del pagamento, in ogni caso anche degli affitti per essere chiari, quindi con una redditività minima garantita. Più di questo non c'è, questo è veramente capitalismo assistito, quindi è un rovesciamento della verità. Non è la funzione sociale della proprietà, ma la proprietà viene garantita una funzione pubblica, attraverso la funzione pubblica viene garantita una redditività. Siamo esattamente al contrario, l'abbiamo combattuto a quel tempo. Temevamo forse che avessero un qualche successo, per fortuna non lo so, ma comunque non stanno avendo successo questo tipo di investimento, questo tipo di iniziativa, e però è molto pericolosa. Giustamente si fa ancora molta confusione e ci sono ancora molti soggetti anche nel nostro campo, sto parlando di nel nostro campo progressista, che su questa cosa qui hanno o confusione o cointeressenza. Cioè, quando si parla di garantire una redditività, vuol dire garantire gli asset. Quando ci sono delle banche, da Monte dei Paschi a Unicredit, tanto per andare da un arco, una parte dell'arco costituzionale, ci sono dei prestiti pubblici che vogliono garantire che si mantengano, come dire, le redditività degli asset. Le crisi delle banche, di cui in parte abbiamo visto che in parte, anzi in gran parte, non ancora sono state salve, perché hanno ancora molte cose da mal di pancia, forse, anzi sicuramente, non dico che siano sanati dal fatto che ci sia questa housing, ma quello potrebbe essere un modo per. Quindi la battaglia che noi, giustamente, diceva, facciamo, demistifichiamola, ma facciamola davvero. Ho finito, vi ringrazio. Semplicemente per dire, abbiamo molte carte molte frecce al nostro arco, cerchiamo, io credo che potremo
concesso, cioè al meglio nel nome dell'articolo 42 della Costituzione italiana, oltre che nel nome dei 650.000 almeno famiglie che hanno il diritto a casa popolare. Grazie. Guarda che quello è il microfono.